Come sappiamo, il nostro perone è un osso fondamentale non solo per il ginocchio, ma per il bacino e per il corpo in generale. Possiamo andare a vedere il test specifico per capire se c'è un problema localizzato sulla sua testa, quindi sulla sua parte più alta, e poi per finire andremo ad effettuare un pompage che di solito va a concludere il trattamento sul lato inferiore in generale. Il test del perone prevede semplicemente di andare a prendere la testa del perone con la nostra mano, l'altra mano si stabilizza sul ginocchio, dopodiché andiamo a proiettarci un pochino in avanti, quindi andiamo a spingere la testa del perone indietro e ritorniamo. Stesso lavoro se vogliamo invece portarla indietro, quindi andiamo a sbilanciarci un pochino indietro, ascoltiamo e poi lasciamo tornare in centro. Chiaramente, ci fosse un problema in una delle due direzioni, andremo ad effettuare la classica correzione. La tecnica che invece va a concludere il lavoro sia sul perone sia sull'arto inferiore in generale prevede di effettuare un pompage del malleolo del perone, quindi sulla parte laterale della nostra caviglia, sulla parte esterna. Quindi la mano esterna prenderà il perone, la mano interna si può localizzare sul piede, andremo a spingere la testa del perone indietro, abbinando una flessione dorsale del nostro piede del paziente, e poi andremo a spingere la testa del perone in avanti, abbinando una flessione plantare del piede. Quindi andremo indietro col perone e successivamente in avanti. Una tecnica che permette di ridare la mobilità, la giusta mobilità al perone, al piede e diciamo, alla nostra struttura in generale, utilissima per andare a concludere un trattamento sul ginocchio.